Salve a tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti a queste patch notes, la 7.3, questa qua. Allora, andiamo con calma, andiamo a vedere tutte le cose una per volta. Sono tanti piccoli nerf, nel senso che sono pochi champion ma tanti nerf, quindi... Yeee! Sono tutti campioni forti, yeee! Evviva, cominciamo. Allora, Camille in generale, cioè non so da dove iniziare. Il protocollo di precisione fa meno danno, quindi la Q in generale fa meno danno. La W adesso non solo il rallentamento, mentre dura il rallentamento, decade nel tempo, cioè che all'inizio è all'80%, anche quello è il fatto che passa dal 90 all'80%, all'inizio è all'80% e poi nella durata dello slow proprio scende allo 0%, non dura 80, non è 80% per tutta la durata dello slow. Il costo della E è aumentato, lo stun è di un quarto di secondo inferiore, e non solo, ottieni l'attack speed solo nel caso in cui colpisci il champion nemico, cosa che io onestamente pensavo già fosse così, e quindi... Già così è sufficiente, ma non solo, la ultimate nel caso in cui tu uccidi Camille non continua a durare, ma scompare. Ah, non ho fatto tutto, non c'è niente da dire, tutto nerfato. Indebolimento diretto perché è estremamente forte Camille in generale. Passiamo ad Ivern. Ivern, molto semplicemente vogliono andare a colpire Daisy per il fatto che Daisy è praticamente la parte più forte del kit di Ivern una volta che viene sbloccata. Ed è una delle cose contro cui la maggior parte della gente, soprattutto allo Elo, è... diciamo ha dei problemi da affrontare. Per il semplice fatto che cosa fa? Semplicemente Ivern cosa fa? Combatte, prende, combatte, lancia Daisy in mezzo e dice ah ok Daisy torna indietro che ti rigenero la vita. Già Daisy era difficile da uccidere, poi si rigenera la vita ed è là con tipo ah ok questo tizio è tipo Daisy sempre up, divertente, divertentissimo. Cosa hanno deciso di fare per risolvere questa situazione? Riducono l'armatura e non si rigenera più la vita quando è fuori combattimento. Cosa che direi è molto molto sensata e bilanciata. Passiamo a Jace. Jace è semplicissimo, anche qua è proprio un nerf diretto. Riducono il danno della Q, riducono lo scaling con il danno che ha la passiva del martello, nel senso che quando tu passi nella forma martello il tuo attacco successivo è potenziato e fa danno magico in più, che scala con la tua attack damage. Maggiore l'attack damage, maggiore la quantità di danno che facevi. Adesso è un pochino di meno, prima lo scaling era del 40%, adesso solo del 25%. Non solo, la E in forma martello ha un costo di mana più alto, perché veniva utilizzato praticamente... Ah, tonk, 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 tanto è a 40 di mana, quindi ciaone proprio. Kha'Zix hanno visto che lui sta avendo un po' troppo successo, quindi, soprattutto per la lethality in early game. Quindi cosa decide di fare? Riducono lo scaling con l'attack damage, non è più il 140% ma il 120% dell'attacco fisico bonus. Inoltre, quando tu utilizzi la Q su un bersaglio isolato, hai solo il 45% di riduzione del cooldown della Q invece che 60%. Così non è che Kha'Zix fa autoattacco, Q, autoattacco, Q, autoattacco, Q. Faceva praticamente tac, 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 tac. Sembrava un nuotatore, mica un assassino. Follia, follia. LeBlanc, anche lei troppo successo perché ha troppo danno in generale. Cosa decidono di fare giustamente? Riducono il danno durante l'early mid game. In late game il danno è effettivamente uguale, perché la passiva non gli viene cambiato il danno, ma è in early game che la riduzione del danno è più grossa. Di 10 danni a livello 1 fino a livello 6, che sono ben 35 danni. Ma poi tra il 7 e il 13 si parla addirittura di una riduzione di 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 danni in meno. No, wait. No, scherzavo. Ho fatto un errore, pensavo che la riduzione continuasse, invece no, è soltanto fino a questo punto. 90, 55 qua, un pochino, in pratica durante questi livelli, poi al penultimo livello recupera. Comunque è una riduzione, qua è 10 danni in meno, qua è 20 danni in meno, a questo punto è qui, qua è dove si riversa e comincia a riscalare e aumentare di nuovo il danno, tra virgolette, abbastanza. Insomma, sono ragionamenti miei. Semplicemente in early mid game adesso LeBlanc farà molto meno danno alle fucking Lugia, direi anche. Malzahar hanno visto che semplicemente come support era un pochino con troppo successo, leggermente, La W ora non appare istantaneamente, i pippotti del Void non appaiono istantaneamente, ma dopo un terzo di secondo. Non solo devi aspettare un secondo tra un pippotto del Void e l'altro, non solo quando si allontanano da un certo punto, la velocità di movimento dei pippotti del Void è sempre più lenta, quindi praticamente li hanno resi inutili, cioè non c'è altro effettivamente da dire.
Ne hanno nerfati tantissimo perché era opprimente in botley. Questa patch è praticamente per ribilanciare tutto quello che era troppo forte che dovevi bannare. Anche qua, Rengar, la Q ha una distanza di scatto più piccola. La W non ti rende più immune ai crowd control per un secondo e mezzo dopo che hai usato la versione potenziata. Perché, ok che puoi rimuovere tutti i crowd control che hai addosso, ma non puoi diventare immune a tutti i crowd control per un secondo e mezzo. Quella è follia pura, assoluta follia pura. Infine, la ultimate, la riduzione della durata della ultimate di 2 secondi, 6 secondi e poi 10 secondi all'ultimo livello, che è un bel nerf per il late game. Sensato perché era estremamente forte in ogni fase della partita, ma comunque in late game poteva trovare una persona fuori posizione, tac, grazie, arrivederci, e aveva la ulti up ogni 56 secondi, tipo, era praticamente, doveva aspettare 26 secondi tra una ulti e l'altra, non era molto divertente. Tristana la buffano perché al momento fa schifo, cioè questa patch è proprio un potenziamo e nerfiamo tutto quello che o fa schifo o è troppo forte, semplice. Tristana buffano, aumenta la durata della Q per averla più spesso up, nel senso ci sono meno momenti morti tra una Q e l'altra per Tristana, quindi più momenti per fare tanto danno. V, stesso discorso, troppo forte perché? Perché ha troppa movement speed e troppa attack speed. Cosa le nerfano? La movement speed e l'attack speed. Semplice, la ribilanciano attorno alle statistiche che altri bruiseranno, effettivamente, non è cambiato nulla. Vladimir hanno visto che ormai è caduto nella merda, più merda schifosa, e hanno detto proviamo ad aiutarlo un pochino. Cosa migliorano? Aumentano la sua attack damage, migliorano l'animazione e l'autoattacco per permettergli di farmare più facilmente durante l'early game e arrasare anche un pochino. E la Q infine hanno fatto una modifica. Cosa fanno? Ha uno scaling con ability power maggiore, ha un danno di base maggiore, ma nel caso in cui tu riesci a ottenere due stack di Q e quindi hai la Q potenziata, fa un pochino meno danno. È fatto apposta perché così almeno tutte le Q sembrano più forti, non soltanto la Q potenziata, solo per quello. Infine, come ultimo bilanciamento, Zyra hanno non solo aumentato il costo della Q in mana, ma hanno anche rimosso un funzionamento delle piante che è abbastanza importante. Allora, le piante di Zyra, prima, nel caso in cui avessero vicino un campione, autoattaccavano quel campione in qualsiasi caso. Anche se c'era un target più vicino, autoattaccavano il campione. Adesso le piante colpiscono. Se autoattacchi un campione, se lo colpisci con una spell o colpisci una ultimate. Non nel caso in cui ci sia un target più vicino e tu non hai colpito una spell. Esempio, tu lanci la Q, la E, e le hai missate entrambe, le piante spawnano, le piante appaiono, ma non colpiscono il campione che non hai colpito. Colpiscono il target più vicino, che saranno i minion, saranno qualsiasi cosa ci sia vicino, anche un mostro della giungla, per dire. Qualsiasi cosa che non sia effettivamente il campione. Questo è fatto apposta così che se una leona, un brown riescono a schivare tutta la combo, e complimenti se ci riesci, cosa fanno? Riescono a punire Zyra un pochino. Non sempre, ma almeno ci possono provare. Viene attivato lo strumento di allenamento, quindi potrete provare le vostre combo con Riven, l'animation cancelling con Riven e 200.000 spell, i flash attraverso i muri. Vi farò un video apposta sul come allenarvi usando lo strumento di allenamento, perché è importantissimo da usare, perché davvero, davvero vi può aiutare un sacco questa cosa ed è estremamente forte e anche divertente nel caso in cui vogliate trollare un po'. Infine un paio di aggiornamenti sul client di LoL, che però quelli, vabbè, non ci importano troppissimo. Una modalità di gioco apposta che si chiama la caccia della luna di sangue, molto carina, l'ho provata su PB ed è interessante. E infine gli aspetti d'arrivo, che sono tutti gli aspetti di luna di sangue, che sono Diana luna di sangue, Jhin, Talon e Twisted Fate. E io Twisted Fate e Jhin probabilmente me li prendo perché sembrano veramente fighi. Diana e Talon sono belli, ma... Signori, io direi che questo qua è tutto quanto per questo video. Spero che vi sia piaciuto. Buttate un bel mi piace e guardate il resto dei video di League of Legends, perché ne faccio una marea. Io sono Treas e ci vediamo al prossimo. Bella!